La creazione di un'impresa è il passo più importante, indubbiamente quello decisivo, per la vita del nuovo imprenditore, che decide di trasformare le proprie idee in un progetto reale e concreto. Diversi, infatti, sono gli aspetti da analizzare nella creazione di un'impresa, a partire proprio dalla figura dell'imprenditore in relazione all'idea che intende sviluppare. Lo startup è una fase in cui il nuovo imprenditore si misura con una serie di procedure che è bene conoscere preventivamente, al fine di essere efficaci nella sua attuazione. Prima di compiere tali adempimenti, però, è necessario valutare attentamente la validità e l'attuabilità della propria idea imprenditoriale. Un momento molto importante che, se sottovalutato, potrebbe compromettere l'esito della creazione della nuova idea. Pertanto, l'obiettivo del ciclo di incontri promosso dal Galla Serre Salentine è stato quello di offrire agli aspiranti imprenditori un'informazione sintetica ed esaustiva sia sul percorso di creazione di impresa che sul concepimento dell'idea fino alla sua realizzazione. Dottoressa, quali sono le difficoltà per chi intende avviare un'attività sul nostro territorio e quali invece le eventuali agevolazioni e incentivi per aprirla? C'è da dire che negli ultimi anni l'iter burocratico per avviare un'attività si è decisamente ridotto e snellito, in quanto per avviare la maggior parte delle attività non sono più richieste specifiche autorizzazioni. Il futuro imprenditore può autocertificare i requisiti previsti di legge, soprattutto quelli di natura igienico-sanitaria, attraverso un'autocertificazione e la presentazione di una SCIA alle autorità competenti, in particolar modo all'ente o al comune di competenza. Anche dal punto di vista delle licenze, le attività attualmente che possono essere svolte sono quasi tutte libere, escluse alcune eccezioni. Conseguentemente oggi è possibile avviare una impresa in un giorno con semplice presentazione di comunica, che è una pratica telematica che raggiunge tutti gli enti coinvolti nell'avvio di un'attività, quindi Camera di Commercio, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL ed ente di competenza, quindi comune di competenza. Quindi dal punto di vista burocratico è stato fatto tanto per snellire l'iter di avvio di un'attività di impresa, mentre molte sono le agevolazioni che sono previste per l'avvio di un'attività, soprattutto quando l'attività è un'attività che viene avviata dai giovani. Le agevolazioni sono sia di natura fiscale che di natura finanziaria. Dal punto di vista fiscale, ovviamente parliamo di attività di minori dimensioni, quindi un pochino più piccole, e è stato introdotto il regime dei minimi per i giovani, quindi la possibilità di poter tassare il proprio reddito di impresa per i primi 5 anni di attività e anche più, fino al compimento del 35esimo anno di età del nuovo imprenditore, del giovane imprenditore, con una tassazione del 5% del reddito, tassazione sostitutiva di tutte le imposte che notoriamente gravano sull'impresa. Se poi si vuole avviare un'attività in forma collettiva, è stata introdotta sia la SRL semplificata, quindi per i giovani di età fino ai 35 anni di età, che consente ai giovani di avviare un'attività con poche risorse e con il vantaggio però di poter costituire l'attività sempre nella forma dell'SRL, sia l'SRL a capitale ridotto per le persone che sono meno giovani ma che non hanno a disposizione i 10.000 euro previsti per la costituzione di una SRL e che vogliano comunque avviare un'attività con le garanzie di una società di capitali, in questo caso di un SRL. Per quanto poi concerne le agevolazioni di natura finanziaria, sono previste sia incentivi per quanto riguarda il fondo perduto relativamente agli investimenti, sono ancora in essere gli incentivi dell'ex Sviluppo Italia, microimpresa e prestito d'onore, che altri incentivi ad hoc previsti per specifiche attività con bandi periodici della Regione Puglia. In questo periodo abbiamo ad esempio il bando per piccole sempre attività commerciali, o anche dai gruppi di azione locale che finanziano sempre con dei bandi mirati e specifici e finanziano varie attività settoriali, ovviamente volta per volta scelti i settori in relazione anche alle linee guida della regione. Infine, per quanto riguarda il finanziamento, il puro finanziamento delle attività di imprese, rimangono in piedi i confidi e anche qui, in questo caso, la regione che recentemente ha bandito un bando per quanto riguarda il microcredito, che consente di poter accedere con agevolazioni alla finanza delle imprese che hanno le difficoltà invece di poter avere un finanziamento in banca. Quali opportunità e occasioni si possono sfruttare per l'avvio? Qual è il mercato economico e geografico di riferimento? Quale forma giuridica e struttura finanziaria si crede di adottare?
Sono solo alcuni dei quesiti che i futuri imprenditori si pongono al momento di concretizzare la propria idea imprenditoriale e che nel ciclo di incontri hanno trovato risposte semplici e concrete, predisponendo una strategia chiara ed organica di startup che faccia emergere concretamente le idee, le opportunità e i rischi, i vincoli per l'avvio e lo sviluppo di una nuova startup. Avvocato, quali sono le forme giuridiche di impresa? Allora, l'impresa può essere costituita, diciamo, in tre varie forme. Abbiamo la forma dell'impresa individuale, società di persone e società di capitali. L'impresa individuale è quella un pochettino più semplice come costituzione per quanto riguarda oneri fiscali e tenuta di libri contabili. È molto più semplice e si opta per questa anche quando non si hanno dei soci sui quali contare, diciamo. Per quanto riguarda la società di persone, invece, è diverso. Si tratta naturalmente di due o più soci con i quali suddividere sia la responsabilità che il capitale. La società di persone però ha un duplice rischio, nel senso che per quanto riguarda i debiti, i creditori sociali possono rivalersi non soltanto sul patrimonio individuale, su quello della società, ma anche su quello individuale, quindi personalmente i beni dell'individuo. Abbiamo poi le società di capitali. Società di capitali si suddividono in società a responsabilità limitata, la società unipersonale e quella di capitali vera e propria. La società a responsabilità limitata, i punti di vantaggio sono che i rischi sono limitatamente al capitale sociale. Ciò significa che nell'eventualità in cui dovessero esserci dei debiti, i creditori possono rivalersi solo e soltanto sul capitale sociale e non invece su quello individuale, come avviene invece nelle società di persone. Vi è poi una nuova forma giuridica, la società unipersonale, significa che può essere costituita una società anche con un unico socio. Vi è poi le società di capitali, nel quale comunque vi sono degli investimenti maggiori e anche la tenuta dei libri contabili e la vera e propria costituzione è molto più onerosa a differenza di quella individuale, perché vi sono delle spese, per esempio notarili, molto molto più alte.